Vitreolisi laser. Il corpo vitreo, detto anche umore vitreo, è un tessuto gelatinoso trasparente, incolore, che riempie la parte posteriore dell'occhio, per la precisione la camera vitrea. Questo gel vitreale è formato per il 99% da acqua e per il restante 1% da fibre di collagene, zuccheri, cellule vitreali, proteine, acido ialuronico, elettroliti. Con l'avanzare dell'età il corpo vitreo va incontro a degenerazione e possono comparire delle opacità isolate o confluenti che possono provocare riduzioni della capacità visiva. Se queste opacità sono distinte e mobili, vengono definite miodesopsie o mosche volanti, corpi mobili vitreali. Sono meglio percepiti guardando una superficie chiara e in condizioni di forte luminosità. Attualmente non esistono farmaci specifici per il trattamento delle miodesopsie. L'asportazione del corpo vitreo, vitrectomia, è in grado di eliminare le miodesopsie, ma questa procedura è da valutare, in quanto potrebbe portare dei rischi. Attualmente, una fra le cure che possono ridurre e anche risolvere i problemi legati alle miodesopsie è la vitreolisi laser. Questa è una procedura non invasiva e indolore che può eliminare il disturbo visivo provocato dalle miodesopsie. La vitreolisi, che viene effettuata mediante un innovativo laser Ultra Q Reflex della Ellex, comporta l'utilizzo di impulsi di luce laser della durata di nanosecondi che fanno evaporare l'opacità del vitreo tagliando i filamenti vitreali. Durante questo processo il collagene e le molecole di acido ialuronico vengono trasformati in un gas. Il risultato finale è che la miodesopsia viene eliminata o ridotta ad una dimensione che non impedisce più la visione. Questo laser è disponibile presso lo studio del dottor Lo Grasso Salvatore, sito a Mascalucia in provincia di Catania, corso San Vito 212. Per ogni informazione e fissare un appuntamento, potete contattare il 347 4573 393, 095 727 1313, oppure andando sul sito www.oculistalograssosalvatore.com, pagina Facebook Oculista Lo Grasso Dottor Salvatore.